Queste parole, pronunciate da un mio amico che fa lo streamer ed è molto in gamba e vi invito ad andare a vederlo, vi lascio il link in descrizione, mi sono rimaste impresse fin dalla prima volta che le ho sentite pronunciare. E sono anche le parole che mi hanno spinto a fare questo video. Quindi, sedetevi tranquilli e buona visione. In questo video noterete come non ci siano filmati di gameplay, chissà quanto articolati o comunque quali sequenze. Punto 1 perché non voglio spoilerare niente. Punto 2 perché questo gioco non va guardato, va vissuto. Subito dopo Ico, Fumito Ueda e del suo team si misero al lavoro su un altro gioco, considerato successore spirituale del già acclamato Ico su PS2, di cui ho fatto un video e vi rimando. Inizialmente concepito come gioco multigiocatore e con il nome in codice di Nico, quindi Grande Fantasia, il team ben presto virò verso un differente approccio, che si sposasse perfettamente con quanto già visto nel loro esordio produttivo. E ben presto venne concepito come un gioco prettamente single player, e dall'approccio ancora più minimalista e radicale rispetto a Ico. E così, dopo diversi anni di tribolazione, perché con Fumito Ueda immagino sia così, venne alla luce Shadow of the Colossus, che riprendeva alcuni elementi da Ico, come i puzzle, ma li faceva suoi in una maniera del tutto diversa. La visuale passava da isometrica e inquadrature fisse ad una intera persona in un mondo totalmente aperto e libero da esplorare fin da subito, con elementi puzzle. Anche qui, per quanto riguarda la trama, ci troviamo di fronte ad una sinossi molto semplice. Il nostro protagonista, chiamato semplicemente Wander, inizia un viaggio con il suo fidato destriero per arrivare in una penisola, chiamata semplicemente Terra Proibita, in cui si dice che sia possibile riportare in vita una persona cara. Lo scopo di Wander è, infatti, riportare in vita una ragazza di nome Mono. Di Mono sappiamo un paio di cose. Il nome è che si tratta di una fanciulla che è stata sacrificata dagli abitanti del villaggio in cui abitava per via del suo destino maledetto. Ma di più non ci è dato sapere. Wander riesce ad arrivare in quello che sembra essere un mausoleo, risalente a chissà quanto tempo fa, e dopo aver adagiato il corpo esanime della ragazza su un altare, riceve la vista di Dormin, un'entità informe che ha una voce sia femminile che maschile, che sembra vegliare su queste lande maledette e desolate. In breve a Wander viene spiegato che la ragazza può tornare in vita, sì, ma che il prezzo da pagare potrebbe essere molto più alto di quanto ci si aspetta. Ma ovviamente a Wander non importa. E qui inizia il gioco, il cui scopo è quello di buttare giù 16 colossi, come richiesto da Dormin, uno ad uno, sparsi per tutta la mappa. Riguardo ai colossi posso dire solo che, una volta buttato giù il primo, non avviene ciò che ci si aspetta, non si riceve nessuna ricompensa, non c'è nessuna musica trionfale. La foga di inizio gioco nel buttare giù quello che sembrava un nemico lascia spazio ad un senso di inadeguatezza totale e ad un velo di tristezza. Il resto ovviamente sta a voi scoprirlo. Ogni colosso è unico e sempre diverso da affrontare. Non ce n'è uno che si comporta in maniera uguale all'altro. Infatti ci sono colossi più aggressivi, altri più docili, e sono posizionati in maniera sempre molto intelligente, così da non avere scontri simili troppo vicini fra loro. Ed infine imparerete ad apprezzarne punti deboli e tanti piccoli dettagli disseminati nel loro design, che non sono fini a se stessi, ma anzi, secondo me, impreziosiscono la narrazione, quella narrazione silenziosa e fatta da tanti piccoli dettagli di cui è pregno il gioco. Una delle particolarità di Shadow of the Colossus sta nel fatto che sì, il mondo è totalmente aperto ed esplorabile fin da subito, come ho detto prima. Però all'interno di esso non troviamo assolutamente nulla, ovvero il vuoto più totale. O meglio, questo è quello che può venire in mente ad un occhio magari poco attento, ma la mappa è disseminata di paesaggi, strutture architettoniche mozzafiato, flora e fauna, ma soprattutto di tanti, tantissimi segreti che potrete scoprire solo giocando e che il gioco giustamente secondo me non vi dice. Esistono modi per aumentare la stamina o la salute ben integrati nel gioco, e che vi consentiranno di scoprire tante chicche. Io giustamente non vi dirò come fare perché il bello sta nello scoprire queste cose provando e riprovando, sperimentando. Non esistono bussole o indicatori sulla mappa, esiste a malapena un'interfaccia che indica stamina e vitalità. L'unico modo per orientarsi è usare la spada di Wander, la quale emana luce propria e riesce ad indicare sommariamente la direzione in cui dirigersi per abbattere il prossimo colosso. E spostarsi con Agro è un piacere. E secondo me, per l'epoca in cui è uscito il gioco, ovvero 2005, rimane uno dei cavalli meglio rappresentati in un videogioco. Forse, e dico forse, meglio del primo Red Dead Redemption.
e i comandi di Agro sono sfruttati in maniera peculiare. Ovvero, non siamo noi a controllare il cavallo, ma controlliamo Wander che controlla il cavallo, quindi i controlli saranno un po' particolari, ovvero più immersivi e realistici sotto un certo punto di vista. Girare per questa landa desolata ti dà veramente un senso di spazi sconfinati, di impotenza e soprattutto della piccolezza del protagonista di fronte allo scorrere degli eventi. Strutture architettoniche che si stagliano imperiose sul passaggio riescono a trasmettere quella sensazione di civiltà antica che ad un certo punto, nel tempo, ha raggiunto il suo massimo splendore e poi, per qualche motivo, è decaduta, lasciando dietro di sé dei monumenti maestosi, ma dimenticati o abbandonati nel tempo, e che aspettano solo che il vento e le intemperie li porti via, piano piano, come se il passare degli anni, dei decenni o dei secoli non sia un problema. Dopotutto, come si misura in termini di tempo l'eternità? Queste strutture esistono ben da prima del nostro arrivo, o prima che ne venissimo a conoscenza. Ed è anche grazie a queste strutture, a queste architetture, che noi possiamo collegare i puntini degli indizi lasciatoci da Ueda e dal suo team, per ricostruirci una storia, o almeno la storia del mondo. D'altronde, le opere architettoniche non si rifanno esplicitamente a monumenti storici, quindi familiari nel nostro mondo, ma piuttosto ad opere d'arte, che siano dipinti come quelle di Gérard Trignac. O che siano film d'animazione come La Puta, Castello nel Cielo, film del 1986 diretto da Hayao Miyazaki. È impossibile non notare come, guardando i giochi di Ueda, ci siano chiari rimandi a queste opere. Come Ico e The Last Guardian, la cifra stilistica di Shadow of the Colossus rimane unica e riconoscibilissima. E come detto nello scorso video dedicato a Ico, uguale a nessun altro prodotto. E no, non scherzavo quando dicevo che opere così in giro non se ne trovano. E vogliamo parlare della soundtrack. Parliamo di una soundtrack gigantesca, immane. Anche solo a pensarci ho ancora i brividi. Quindi parliamone, ma non parliamone troppo, perché altrimenti poi finisco per commuovermi. Shadow of the Colossus, in particolare, lo considero un brillante esempio, se non il più brillante, della filosofia Less is More. Una storia ridotta fino all'osso, aperta a molte interpretazioni. Una mappa gigantesca, ma sostanzialmente vuota, ed un gameplay super essenziale. Togliere invece di aggiungere. Invece di aggiungere punti di interesse, NPC, quest, ricompense, armi, NPC, bauli e chi più ne ha più ne metta. Tutto questo sparisce e rimane il gioco nella sua essenza più pura. E di nuovo, come detto nel video su Ico, vi prego di giocarlo. Io personalmente preferisco la versione PS2, che sapete come recuperare, per il suo stile tutto unico e per il prestigio. Ma per fortuna esiste anche un remake per chi non avesse la possibilità, uscito nel 2018 e sviluppato da Bluepoint Games, che ha fatto veramente un ottimo lavoro, ma secondo me perde qualcosa rispetto all'originale, almeno a livello estetico. E, infine, secondo me è l'esempio lampante di quello che può dare un videogioco, più di Ico, come forma d'arte, oltre al potere che può avere questo medium, ed è un titolo imprescindibile per chiunque sia appassionato di videogiochi e di storie del videogioco. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, spero siate arrivati a fine video senza annoiarvi. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non vi è piaciuto lasciate un non mi piace. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se l'avete giocato ditemi come vi ha impattato questo gioco. Se non l'avete giocato correte subito, cioè proprio volando. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella in modo da non perdervi nessun video. Io come sempre vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!